Abbiamo fatto quando io ero in Calabria, premesso che io sono siciliano e orgoglioso di esserlo sempre e si sente pure, ma ci tengo a sottolinearlo. Poi sono stato 4 anni, dal 2008 al 2012 a Reggio Calabria, abbiamo fatto un'indagine su un comune di Reggio, della fascia ionica, e sono coincise le intercettazioni telefoniche ambientali proprio con la campagna elettorale del comune. Non è che sono state fatte perché c'era la campagna, c'era un'indagine in corso e coincisa con la loro. E il quadro che ne è venuto fuori è stato, a dire sconfortante poco, cioè c'erano due liste contrapposte. Una era la famiglia mafiosa A e l'altra era la famiglia mafiosa B. Non c'era un terzo partito, una terza lista, virgolette, indipendente, una lista civica. O la cosca di un tipo o la cosca dell'altro. Noi abbiamo seguito quindi questa splendida campagna elettorale, era chiaro qual era la posta in ballo, non c'era nessun ideale, niente, se non, come diceva prima Enzo Ciconte, vince. Cioè il problema è chi avrebbe gestito i lavori, tradotto in un termine più giuridico, sarebbero gli appalti, i contributi, quello che dicevo. Dopodiché per dire com'è finita, è finita, se mi permettete, proprio una soluzione degna di Pirandello, rivendicando le mie origini siciliane. Era convinta di vincere la Cosca A perché a tavolino avevano fatto i voti e dovevano avere 150 e vari voti in più dell'altro, un piccolo paese a famiglia di abitanti. Invece ha vinto la Cosca B perché all'ultimo minuto una sottofrazione della Cosca A si è spostata, piuttosto che avere un ruolo marginale nella sua cosca e nell'amministrazione di questa cosca, ha preferito fare un patto con l'altra, tradendo quindi contemporaneamente la realtà mafiosa e quella politica. E quindi la prima ipotesi è che in realtà ormai storicamente ci sono già, posso confermare, ha detto Ciconte, che peraltro lo sa benissimo, che la versione, quella Italia Nova della testa mozzata, eccetera, poi fatta, eccetera, è purtroppo assolutamente vera. Poi c'è una seconda aliquota di intimidazioni, questi attentati, questi fenomeni di cui stiamo parlando, che spiegano poi perché la mafia entra nel comune. E lì c'è la paura, c'è la componente paura, non bisogna né negarla né, come dire, assolutizzarla. Ripeto, in piccoli paesi come quelli della Calabria, delle regioni meridionali, non c'è dubbio che il fenomeno della paura ci possa essere, sia comprensibile, ma certamente è una spiegazione reale. Anche alla paura si può e si deve reagire, però bisogna sapere che c'è questo componente. Lì ci vorranno carabinieri, polizia, guardia di finanza, che facciano, come è stato detto prima, forse ci torniamo dopo, spazi di libertà. Però il grosso dei casi non è né quello storicamente che vale soprattutto peraltro nelle regioni meridionali consolidate nella paura. Il grosso dei casi, le mafie entrano, la maggior parte dei casi entrano in contatti proficui con le pubbliche amministrazioni, non solo, per un calcolo di convenienza. Questo è un punto essenziale su cui battiamo sistematicamente, lo ha detto Enzo Ciconte prima, ma lo voglio ripetere io. Quando noi andiamo, è evidente che è più facile da vedere e da capire al nord piuttosto che al sud, al centro piuttosto che al sud, a Milano, a Lambrate, a Collate o a Buccinasco, piuttosto che a Platì o Gioiosa Ionica o a Corleone, per dire. È chiaro che in questi casi, come diceva Enzo, c'è da parte dell'amministratore locale che vuole vincere le elezioni, da parte dell'imprenditore che vuole aggiudicarsi i lavori, da parte del professionista che vuole avere clienti, da parte del burocrate, compresi i magistrati, purtroppo qualche volta capita pure con noi, da parte dei giornalisti, che dicono due categorie: un calcolo di convenienza, perché le mafie, usando volutamente un termine generico, portano voti, portano ricchezze, portano rapporti, portano clientele, eccetera, e allora ci si mette d'accordo. Dopodiché ci può essere molto spesso la convinzione che
se poi uno dice basta, è in grado di dire basta, purtroppo, ma poi non voglio sforare il tempo, ma moltissimi esempi presi dai processi dimostrano che una volta che tu fai entrare il mafioso in casa, sia essa la casa dell'impresa, il comune o lo studio professionale, è difficile liberarsi. Una cosa che ci tengo a sottolineare è proprio questo, che quello che diceva, riprendendo e allargando quello che diceva Enzo Ciccone prima, lui ha detto bene, non tutta la politica è corrotta o da condannare, non tutti gli amministratori sono incapaci, corrotti da condannare, bisogna distinguere la buona politica dalla cattiva politica, dalla cattiva amministrazione, dalla buona amministrazione. Io dico, noi abbiamo scritto un libro con il mio collega Prestipino, che è stato poi battezzato dalla casa editrice Il Contagio, dicendo questo, il contagio è quello mafioso nella realtà del nord, e in questo libro diciamo una cosa che emerge chiarissima dalle indagini e che ho detto un attimo fa, ma su cui voglio tornare. Non esistono categorie immuni, così come non esistono realtà locali necessariamente vergini e salve dal rischio del contagio, così come viceversa non esistono realtà locali o categorie condannate per sempre. C'è sempre la nostra volontà che può determinare il nostro destino. Visto che quasi tutti siete giovani, a riprova negativa purtroppo di quello che dico, persino gli studenti possono essere contagiati dal virus mafioso in quanto studenti. In una delle varie indagini di Reggio Calabria, Enzo già sorride amaramente perché sa cosa voglio raccontare, intercettando i familiari di un grande boss mafioso, per mero caso viene registrata la carriera universitaria del figlio di questo, che peraltro godeva di vasto consenso perché era pure il rappresentante degli studenti nella facoltà. Questo ragazzo, ora non mi ricordo più i numeri, ma praticamente riesce a dare 9 o 10 esami in 20 giorni. Era bravissimo. Il top che dimostra la bravura di questo è quando il padre gli telefona e gli dice, dopo aver parlato col boss che ha informato il professore, quello era lì nell'atrio dell'università che aspettava per sapere dove doveva andare, a quale esame doveva andare a fare. E il padre dice, no, deve andare all'aula 30 piuttosto che a quella 28. Lui va lì all'aula 30, fa l'esame brillantemente, naturalmente potete immaginarvi come, torna e telefona al padre, come è andata? No, è andata benissimo, 30 all'ora, benissimo. Ma quale materia hai dato? Quello non sapeva neanche il nome della materia, giustamente in questo sistema, dove cioè, si pone il problema di come il padre doveva ringraziare, al di là del contesto mafioso, il boss mafioso. Per dire che il no alla mafia, no alle mafie, no alla corruzione, no a tutto questo, si può e si deve cominciare a dire già dalla vostra età. Poi noi siamo vecchi e sotto certo profilo ormai la nostra storia in un modo o nell'altro è stata scritta. Però questo, di questa vicenda di questo studente, non era isolato, ma questo è il caso più eclatante, ho voluto parlare proprio per dire, è un concetto secondo me fondamentale, non ci sono categorie condannate, non ci sono categorie vergini. La storia di ognuno di noi, la storia delle categorie sociali di cui facciamo parte, dipende da noi. Mi avvio alla conclusione. Io ringrazio Presidente dell'Osservatorio per le cose che ha detto sull'azione della Procura di Roma da 2 anni a questa parte. Vedo anche che si è studiato l'ordinanza di Ostia meglio di me. Io credo che noi dobbiamo fare i processi, un'altra cosa che ho detto tante volte, noi facciamo le indagini per fare i processi, con l'auspicio, essendo pubblicisti, di ottenere le condanne nel rispetto rigoroso delle regole. È stato detto anche prima, se per caso violassimo le regole del codice, della Costituzione prima, del codice dopo, per combattere, credendo di combattere meglio le mafie, noi avremmo già perso, lo diceva Leonardo Sciascia, che era siciliano e che di mafia ne sapeva
bene e non continuiamo a dire no. Quindi il rispetto delle regole deve essere assoluto. Dopodiché le indagini si fanno per fare i processi e i processi si fanno nell'ottica del procuratore della Repubblica per ottenere condanne. Quello che è importante però, accanto a questo, è che dalle indagini, in una realtà complessa come la nostra e con il grado di sofisticazione che hanno oggi le indagini, le intercettazioni da un lato, dichiarazioni, testimoni, collaboratori di giustizia quando ci sono dall'altro, emerge una massa enorme di dati di conoscenza che è offerta a disposizione di tutti. Io parlo delle intercettazioni, quelle significative, non il gossip, la frase presa tanto per il su, perché magari consente di condannare qualcuno per fatti sessuali o altro, quello meriterebbe un'altra discussione di condanna, in questo caso scusatemi, ma principalmente dei giornalisti. Però io parlo di quelle intercettazioni, di quei dati processuali che ci consentono di conoscere una realtà che normalmente non conosciamo, perché le mafie sono segrete per definizione. Se noi riusciamo a sentire le parole dei mafiosi o dalle intercettazioni o dalle dichiarazioni, testimoni, collaboratori di giustizia, abbiamo un elemento di conoscenza. E allora, indipendentemente dal binario processo penale, che ha le sue regole, il suo esito potrebbe essere la condanna, la sua è un'altra storia, sarebbe bello, e noi ci saremmo felici se queste parole dei mafiosi, queste risultanze delle indagini fossero oggetto di studio da parte di tutti, ognuno nel suo ruolo, gli studenti come studenti, il professore come il professor Ciponte nell'università, i politici, gli amministratori o gli altri funzionari come il prefetto, ognuno per la sua parte, se servissero a conoscere il fenomeno, a conoscere meglio la società che ci circonda, e servissero a questo non come fatto teorico astratto, ma servisse per dire cosa possiamo fare per uscire da questi guai, servissero per dire cosa possiamo fare per evitare che la mafia entri nel comune o condizioni l'economia di Ostia o peggio ancora. Ecco, su questo io penso che l'indagine, ripeto, le regole del processo e l'esito del processo è un'altra cosa, la sentenza passata in giudicato è un'altra cosa. Dai processi possono nascere però elementi di conoscenza. E chiudo, è stato già detto ma io lo ripeto, noi, intendendo per noi polizia e magistratura, dobbiamo fare e cerchiamo di fare con tutti i nostri limiti il nostro dovere. E però quello che noi cerchiamo, quello che poi noi riusciamo a ottenere, quando ci riusciamo, oltre a questa, la questione di questi dati conoscitivi, è, come diceva prima il nostro moderatore, di creare spazi di libertà, cioè di rimuovere per un certo periodo di tempo, che può essere di mesi o di anni, secondo l'esito del processo, da una determinata zona, da una determinata realtà sociale ed economica, quella che in un linguaggio giornalistico si chiama la cappa mafiosa, il condizionamento mafioso. Però non basta questo, è necessario che una volta iniziato il processo, una volta arrestate se ci sono da arrestare delle persone, una volta condannate se ci sono da condannare gli imputati, intervengano le forze sane di una società, sia nella politica, sia nell'amministrazione, sia nell'economia, altrimenti piano piano tutto tornerà prima. Non è possibile, come ama dire il mio collega Prestipino, che ci sia nella società la convinzione che di essere sugli spalti di uno stadio e che c'è la partita mafia contro antimafia e magari si applaude e si spera che l'antimafia faccia un gol e finca 2-1. No. La partita ci coinvolge tutti, sia quelli con le divise o la toga nel caso dei magistrati, sia quelli con la maglietta dello studente o l'abito grigio del prefetto o il maglione del nostro presidente dell'osservatorio. La partita la vinciamo o la perdiamo tutta,
di questo dobbiamo essere consapevoli, per tornare alla mattinata di stamattina splendida, di quanto è importante che noi facciamo, siamo convinti che le mafie, nel senso più ampio di criminalità, di corruzione, ma sapendo che le mafie sono una cosa, la corruzione sono un'altra, sono un male della società da condannare. Per chiudere con una parola di ottimismo, sempre da un'indagine calabrese, cioè, abbiamo sentito nel 2011 un collaboratore di giustizia proprio del centro di un quartiere del centro di Reggio Calabria, di quelli che si definiscono ad altissima densità mafiosa, interrogato sui rapporti con la politica, lui dice: ma fino a 2 anni fa era per ogni politico che faceva campagna elettorale, perché si parlava delle elezioni comunali, era un motivo di vanto ed era un passaggio fondamentale della campagna elettorale, fare la passeggiata nella piazza e nel vialone di questo quartiere insieme al boss notorio e riconosciuto del quartiere stesso. Ora dice: da un paio di anni, da quando c'era, si era cominciato a fare viaggi, processi, ma, e da quando anche c'era una condanna sui giornali, manifestazioni come quella che stiamo facendo oggi qua, non dico quella di stamattina, ovviamente che ha proporzioni inimmaginabili, ma dico anche più modeste, dice: da un paio di anni i politici evitano di venire e farsi vedere quel posto perché questo fa un poco di scandalo e rischiano di perdere i voti. Secondo me, quando si riesce a fare capire che andare a braccetto col capo mafioso fa scandalo e fa perdere i voti, abbiamo fatto un bel passo avanti. Grazie.